Bentornati ragazzi, sono Sather52 e oggi continueremo la nostra avventura su Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve. Nello scorso episodio abbiamo fatto altre due amichevoli contro... non mi ricordo i nomi delle squadre. Aspettate, no, era squadra Inazuma A e... Original Kirkwood, perfetto, ok, me ne sono ricordato. Tra l'altro in realtà mi è venuto in mente perché ho avuto problemi col titolo e questo lo avete sicuramente notato, infatti... in realtà, vabbè, il titolo è Raymond A e Original Kirkwood, cioè i nomi delle squadre ci sono, però ho dovuto togliere squadra per intero e anche gli articoli davanti, anche se mi dà molto fastidio. Soprattutto la cosa che mi dà più fastidio sono quelle due E vicine, no, la E-O, cioè nel senso di E Original Kirkwood, a me dà molto fastidio quando ci sono due vocali a fianco, la E, e quando la parola dopo inizia con la vocale mi dà sempre fastidio. Infatti qualsiasi vocale sia utilizzo il ed in questo caso, quindi ed original, però non l'ho potuto fare perché appunto sarebbero stati 101 caratteri e non andava bene. Comunque, detto questo, in questo episodio stiamo affrontando la FF regionale B, che FF purtroppo non so che, per cosa sta, quindi mi accontenterò di leggere FF regionale B. La squadra è strana, comunque ci sono dei calciatori a caso. Sì, stiamo giocando con calciatori che sono massimo a livello 50. Li ho scelti, avete visto sicuramente un taglio. E detto questo, in realtà la squadra è molto bella, mi piace. Ma purtroppo questo è il quarto tentativo. Perché? La prima volta 3-1, non si sa per quale motivo. Volevo provare Silvia in porta, ma a quanto pare Silvia non sa parare. Pensavo che il pugno di fuoco... era il pugno di fuoco, mi sa di sì. Pensavo fosse un po' più forte della mano di luce, invece il pugno di fuoco è più debole, quindi di conseguenza ho utilizzato la mano di luce, ma nonostante questo mi ha segnato l'attaccante Artist, dovrebbe essere, non mi ricordo se era il colpo del battitore oppure un altro tiro, comunque mi ha segnato distruggendo la mano di luce, nonostante Silvia sta al 48 e non è che sta al 40. Ecco, comunque va bene. E quindi ho stoppato la registrazione perché gol subito vuol dire non prendere S come voto finale. E comunque l'ho vinta 3-1. Poi secondo tentativo 4-0, e purtroppo sono stato sfortunato sul riuscire a segnare l'ultima rete. E la terza volta 4-0 di nuovo, e di nuovo sono stato sfortunatissimo, soprattutto tra l'inizio e il ventesimo del secondo tempo, dove non sono riuscito a fare nulla, nemmeno a superare i calciatori, perché ogni 50 e 50 veniva vinto dalla CPU e perso da me. Invece questo tentativo sembra stare andando bene, ma in realtà sono iniziati così tutti quanti, quindi speriamo che vada bene questo tentativo, perché sennò passeremo al quinto. E detto questo, ho visto già il logo della prossima squadra e in realtà purtroppo credo proprio di potervi anche dire come si chiama, perché il logo purtroppo già lo conosciamo, è lo stesso dei Panchinari 1, di conseguenza penso siano proprio i Panchinari 2, e voi lo sapete già per via del titolo, io no purtroppo, però potevo tranquillamente mettere la mano come ho fatto ieri pomeriggio, perché sì, ieri pomeriggio mi sono allenato battendo più e più volte, non così tante in realtà, però sì, ho battuto più volte l'Original Kirkwood e ho preferito affrontare quella partita lì invece che fare magari quella contro i Dei Alieni, perché ero abbastanza sicuro di non riuscire a vincere con 5 gol un'altra volta. Di conseguenza ho preferito prendere S di là, che prendo più punti esperienza rispetto ai 700 che prendo se vinco contro la Dei Alieni. Invece prendendo S dalla Original Kirkwood, una volta ho vinto 8-0, una di quelle partite che ho fatto, e mi ha dato 900 punti esperienza, quindi ottimo, assolutamente sì, di conseguenza molto meglio. Mi sono allenato così, e tra l'altro dobbiamo fare attenzione in realtà, perché noi piano piano facciamo salire tutti i nostri calciatori, però quando dovremo andare ad affrontare le amichevole dall'allenatore dell'Alpine, e non solo perché c'è anche la madre di Suset, quindi l'allenatrice della Tripla C, non avremo più calciatori che stanno sotto al 50 per poter fare queste partite, e sarà un problema in quel caso, perché se non avendo calciatori non potremo veramente affrontarle le partite, e quindi devo vedermela meglio questa cosa, perché se poi devo prendere per forza dei calciatori da zero e li devo allenare, ecco, non è molto facile questa cosa. Cioè sì,
diciamo è facile, ma non è molto veloce questa cosa, e quindi devo fare attenzione sotto questo punto di vista. Magari potrei iniziare adesso a prendere 11 calciatori, perché è il minimo per fare una squadra. Ne prendo 11, così nel frattempo che arriviamo a dover affrontare quelle partite staranno al 40 bene o male, quindi li possiamo mettere in campo. Perché ad esempio per questa partita, differentemente dalle altre partite dove dovevamo utilizzare massimo calciatori che stavano a livello 50, non ho potuto mettere Zelle e Xen in attacco perché stanno al 51. Hanno superato il livello 50 proprio perché ieri pomeriggio mi sono allenato, loro stavano al 46-47 e con i punti esperienze che ho preso per via delle partite che ho fatto li ho fatti salire fino al 51 praticamente. E col senno di poi potevo tranquillamente fermarmi quando stavano al 50, così da poterli mettere anche per questa partita e poi smettere di utilizzarli per queste partite, ovviamente, proprio perché appunto sono molto forti e per stare a livello 50 in realtà la supernova ad esempio, ma non solo, anche la serfotonico di Zell, già solo quello, possono tranquillamente distruggere un portiere che potrebbe stare a livello 60, almeno credo, ma secondo me è così, tranquillamente. Invece, se avete notato, c'è Shadow, ovviamente, vabbè, l'avete notato, ho segnato dei gol pure con lui. Perché? Perché il Dark Tornado è il Dark Tornado, ma non solo. Non ho messo solo Shadow, ma ho messo anche Blackstone, che è uno dei calciatori che abbiamo preso grazie alle password. E se volete sapere come e quale password, andate a recuperare non solo il numero, ma l'episodio. Si chiama Reclutiamo Lord Valin e Xavier Foster. Ok, in quell'episodio lì ho preso un sacco di calciatori con delle password, quindi se non l'avete visto e volete scoprire questi nuovi calciatori andateli a vedere in quell'episodio lì. E poi ho messo un altro calciatore che si chiama Vance, quindi Vance di conseguenza, Vance, che anche lui ha il Dark Tornado. E quindi sì, ho messo tre calciatori col Dark Tornado in campo, non in campo ma in squadra, giusto perché volevo segnare col Dark Tornado, anche se l'ho sempre ripetuto dall'inizio della serie. Non mi piace utilizzare sempre le stesse tecniche ed è il motivo per il quale ho cercato sempre di insegnare con le due possibilità di insegnamento sempre tecniche diverse ai calciatori che dovevamo utilizzare noi. Però stiamo facendo delle partite secondarissime in questo caso e poi stiamo utilizzando una squadra che non è nemmeno la nostra titolare per via di una sfida e quindi di conseguenza tre Dark Tornado, perché no? Cioè alla fine va bene con lo stesso. Comunque questa partita è molto strana perché, come detto, negli altri due tentativi sono riuscito a fare 4-0 per due volte di fila e non a segnare il quinto gol. Nella partita prima di questa, il quinto gol l'avrei potuto fare, era il 31esimo ed ero in area di rigore avversaria, di conseguenza sono riuscito a premere in porta per poter tirare, ero con Blackstone, quindi avevo utilizzato il Dark Tornado, ma il portiere, non si sa per quale motivo, Idol, è riuscito ad utilizzare la sua parata, la panciata otaku, per togliere la porta e riuscire a parare il mio tiro. Quando altre volte non c'è riuscito e ha subito gol. Cioè è una cosa che non riesco a capire. In quel caso secondo me io dovevo semplicemente vincere 4-0 e non con la S, perché il gioco aveva deciso così e infatti non ce l'ho fatta. Invece adesso siamo 7-0 ormai e Blackstone addirittura ha segnato due gol e quindi boh, non lo so, comunque è strana, ma sapevo di poter vincere con più di 5 gol, era abbastanza facile questa partita, solo che ero stato sfortunato. E adesso posso essere d'accordo con quello che pensavo, perché appunto i 7 gol dimostrano che questa partita in realtà non è niente di che. Anzi, non solo lo dimostrano i 7 gol segnati, ma anche i punti esperienza che stavo prendendo, perché per quelle 3 vittorie che ho fatto prima ho preso sempre un quasi 150 punti esperienza, anzi quando ho vinto 4-0 magari erano 160, quindi significa che con un per 2 prendiamo poco più di 300 punti esperienza, che per una partita secondaria come questa e tutte le altre, soprattutto la squadra che viene prima di questa partita, ci danno il doppio, quasi il triplo addirittura, perché appunto una volta l'original Kirkwood mi ha dato 900 punti esperienza e rispetto a questi 300 sicuramente sono molto, non solo molto ma molto molto meglio.
In realtà, prima di arrivare a questa partita e leggere che dovessi utilizzare calciatori massimo fino al livello 50, attenzione, Sion Blades, tormenta di fuoco, va bene, lo sapevo, però ho imparato una mega tecnica, cosa non male, non è da sottovalutare, quindi se non salirà a livello 50 prima della prossima partita con questa sfida, sappiamo già chi utilizzare in attacco, perché avere quella mossa ci garantisce un gol almeno. Forse 2 o 3, col furore 3 forse, no, secondo me 2. Comunque stavo dicendo, quindi, prima di arrivare a questa partita e leggere di dover utilizzare calciatori massimo a livello 50, pensavo di dover utilizzare solo calciatori di tipo fuoco, perché la sfida della squadra carte era quella di utilizzare solo calciatori di tipo vento, quindi, e ci siamo riusciti tra l'altro, siamo riusciti a fare una squadra con solo calciatori di tipo vento, e quindi avevo detto, va bene, se allora là è vento, qua sarà fuoco, invece no. Di nuovo la sfida di massimo livello 50, che alla fine è comunque una bella sfida lo stesso. Magari le sfide di solo vento, solo albero o tutti gli altri simbolini che non ho mai capito, la potremmo fare tra di noi. Ecco, c'è anche il simbolo solo terra, che è quello di Mark, e va bene. Energia della terra che ci porterà in vantaggio, tra l'altro. Quindi i panchinari 2 sono calciatori che sicuramente non abbiamo visto, perché i panchinari chi è che li vede? Solo se state cercando di reclutare qualche calciatore e vi capita che lo trovate, ma in realtà niente di che. Ad esempio il portiere che c'è adesso nella panchinari 2 credo sia il secondo portiere della Secret Service, perché giustamente c'ha gli occhiali neri, c'ha il microfono, anche se il microfono non dovrebbe avere molto senso per la Secret Service, però tecnicamente dovrebbero avere il microfono quelli della Secret Service. Comunque sì, quindi secondo me avrà sicuramente lo scudo multiplo, perché tanto quello ce l'ha per forza. Però altre parate non mi vengono in mente, anche perché poi il portiere della Secret Service, oltre a magari la prima volta che sfidate la Secret Service, è inamichevole per batterla con più tipo 8-0, 9-0, perché voi siete troppo forti. Quando è che la risfidate? Ecco, penso mai, quindi sì, non le ho imparate le parate del portiere. Però dobbiamo vedere se questo portiere qua ha veramente lo scudo multiplo oppure no. A parte che non affiderei mai la mia vita a uno con quella faccia. E ok, questa era una battuta, però effettivamente è strano come Secret Service quello. Direi di sì, secondo me un pochino lo è. Detto questo, adesso ci soffermiamo sul fatto che ci manca solamente una squadra da affrontare. Io come al solito non guarderò lo stemma, perché lo voglio vedere quando sarà che dovrò registrare l'episodio, e non credo che sarà domani, di conseguenza dopo questo video non vedrete subito la partita finale dall'allenatore della Maritimes, perché giustamente dovrei fare quella partita, e se proprio devo allora aggiungerne un'altra farei la Genesis in questo caso, perché appunto ho solamente la Genesis a disposizione, anche se potrei andare dall'allenatore dell'Alpine, però preferisco di no. Quindi significa che dopo aver finito questo episodio domani, dipende poi sempre dalla mia voglia e tutto il resto, però l'idea è quella di andare prima a sfidare la Diamond Dust ai piedi del Monte Fuji, quindi nella foresta, perché a parte che adesso possiamo e magari siamo anche più forti di loro, perché Lessi serviva almeno stare a livello 60 per assicurarsi una partita equilibrata. Ora tutta la nostra squadra titolare ha superato il livello 60 da un po', stanno al 63, al 65, qualcuno forse pure al 66, Janus dovrebbe stare al 66, ma ora non ricordo con precisione. Comunque tutti hanno superato questo livello, ciò significa che la Diamond Dust potrebbe essere abbastanza facile da battere. Il problema dove sta? Che io credo che quella amichevole sia una solita amichevole da affrontare solamente il primo tempo, per poi averla da un allenatore, in questo caso quello della Maritimes Memorial. Quindi significa che se è così, allora vi potrei sì far vedere la strada, perché ovviamente quella è importante, anche se io non la so, di conseguenza farò una strada, ma sbaglierò sicuramente, perché quello è un labirinto e credo rimanga un labirinto anche in questo caso, ma non fa niente, alla fine ci si può divertire in tanti modi diversi, quindi mi divertirei, so che sarà divertente anche cercare la strada giusta. Comunque vedremo quanto durerà il prossimo episodio e deciderò se fare qualcos'altro. Potremmo tranquillamente andare a reclutare qualche calciatore, tanto per, e magari oppure andare ad affrontare un'altra squadra.
Proprio, magari proprio a sfidare la Genesis, però non lo so, perché quella mi potrebbe tornare utile considerando il fatto che non posso affrontare una squadra dall'allenatore della Maritimes, perché la Chaos non la potremo affrontare. E tra l'altro, un'altra cosa che volevo dirvi, ma che forse non sarei riuscito a dirvi, sono andato a controllare magari qualche cheat code, come ho detto nello scorso episodio, per poter riuscire a prendere in questo gioco degli oggetti che normalmente non potrei ottenere, come quelli che si ottengono grazie alla Nintendo Wi-Fi Connection. E purtroppo la Chaos mi sa che non è possibile sfidarla, perché per sfidare la Chaos dovete collegare il vostro Bufera di Neve al vostro Tormenta di Fuoco e sfidarvi. Una volta che avete finito quella partita, alla Royal Academy si sarà sbloccata la squadra della Chaos. Non mi ricordo se ci sarà Gazzello o Torch, comunque ci saranno forse tutti e due alla Royal Academy che vi sfideranno, così sbloccherete la Chaos anche dall'allenatore della Maritimes. Detto questo, comunque, quindi stavo dicendo che senza poter affrontare questa partita significa che le amichevoli dell'allenatore della Maritimes sono diventate pari, di conseguenza riesco a finire queste amichevoli in un solo episodio, perché appunto se affronto l'amichevole della Diamond Dust nel prossimo, ma solamente andandola a sfidare al Monte Fuji e poi facciamo altro come reclutare calciatori o cose. Ok, nel prossimo episodio, però tra due episodi, quindi quello dopo di domani, potremo affrontare sia l'ultima squadra che si sblocca adesso dopo aver vinto contro i Macchinari 2, che la Diamond Dust. E così facendo abbiamo completato l'allenatore della Maritimes. Certo, ci rimarrà la Genesis fuori, però la Genesis la possiamo aggiungere ad una delle squadre da poter affrontare dall'allenatore dell'Alpine, anche se lì sono le stesse squadre, e quindi 8 sopra, 8 sotto con 3 al centro, e le 3 al centro sono sbloccabili in gioco, allora non ho idea di quali squadre potrebbero essere, perché veramente ho finito le idee in questo caso. Però appunto, se non è così e lì saranno 19 partite da affrontare tutte quante, tutte 19, saranno 20 di conseguenza, perché noi abbiamo la Genesis. Se non saranno 19, saranno magari 18 o addirittura 17. Se sono 17, il risultato non cambia, saranno 18 grazie alla Genesis. Se sono 18, lasceremo tutte le partite, le faremo tutte con la Genesis fuori e poi andremo a fare le amichevoli dall'allenatrice della AAA. E se lì saranno dispari, aggiungeremo la Genesis. Se saranno pari, poi alla fine la Genesis la affrontiamo in un episodio a parte. Tanto a farlo lo faremo, ok? Quindi i problemi non ce ne sono. Anzi, il problema arriva nel momento in cui, dopodomani, andando ad affrontare l'ultima squadra in basso dell'allenatore della Maritimes, sarà ancora più forte della degli alieni. E quindi io non riesco a vincere con 5-0. Anche perché vi ricordo che nei tentativi fatti per vincere con quei 5 gol senza subire contro degli alieni non ci sono riuscito, oltre a quello che ho fatto per il video. Quindi significa che potrebbe succedere, non dico la stessa cosa, perché tanto 5 gol adesso non potrei tranquillamente segnarli come non contro l'ultima, però appunto non lo so, e potrei non riuscire nemmeno a registrare l'ultima, anche se in quel caso succederà come è successo per la Genesis, e cioè arriverei a 24 vittorie nel tentativo di fare quei 5 gol per il video e non so se li raggiungerò. Però. E nel frattempo che vediamo i punti esperienza, vi dico che ho trovato anche i cheat code per riuscire magari ad avere la chiave per poter sbloccare l'allenatore dell'Otaku, solo che non è solo il cheat code della chiave, ma il cheat code di tutti gli oggetti portati al 99, e se lo devo fare lo farò alla fine di tutto, quando gli oggetti non mi serviranno più, anche se in realtà non li uso mai, però non voglio avere tutti questi oggetti. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se interessate ai miei contenuti, lasciate un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram per seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.